Sono con Giustin Matera, una delle protagoniste di Dove crescono le ortiche, in scena al Teatro Libero di Milano dal 14 al 19 giugno. Un testo scritto da Tovia Rossi con la regia di Alessandro Castellucci. Qui interpreti un ruolo molto molto particolare. Sei Jacqueline Kennedy. Sei Giustin Mi Matera, lo chiamo sappiamo. Justine, ma faccio la Una parte di cosa Jacqueline Kennedy. che mi interessava sapere: tu per anni sei stata comunque la sosia di Marilyn Monroe. C'è un legame, noi sappiamo, tra Marilyn Monroe e Jacqueline Kennedy. Com'è stato questo cambio? Mi è Anche. divertito molto la proposta di fare per un attimo la moglie invece dell'amante di John F. Kennedy. Allora ho detto di sì anche per quello. In realtà sono due personaggi non così diversi. Sembrerebbero all'apparenza giorno e notte, invece sono delle due facce della stessa moneta, della stessa medaglia, ovvero tutti e due fragili, madonne, icone determinate, uno magari di famiglia buona e presente, l'altra senza famiglia, orfana. Allora, a fare la parte di Jacqueline è molto diversa da Marilyn, era molto più rilassata, però invece Jacqueline ha una postura molto postata, molto detta dalle buone maniere, molto più è un'atletica, muscolosa, questo lo sono anch'io, allora forse mi ha aiutato un pochettino, però c'è questa tensione in tutti i suoi movimenti che non sono naturali, sono pensati, perché lei era una donna determinata e ogni movimento è calcolato. Ecco, per chi non lo sapesse, la storia di Dove crescono le ortiche racconta della zia e cugina di Jacqueline Kennedy che vissero gli ultimi anni quasi da reiette della famiglia, che sono cadute in disgrazia. Lei a un certo punto, proprio nella storia, le va a trovare e rimane colpita dal modo in cui vivono praticamente delle homeless nella loro casa, Bravissima, nella loro casa sono benissimo. delle barbone, si può dire Sì, sì, proprio, sì. barbone Vivevano dell'epoca. in una casa che stava cadendo a pezzi, piena di animali, tipo procioni, gatti, feci dappertutto, puzzolento, con buchi nel tetto. Una casa bellissima che aveva avuto il suo momento d'oro negli anni 60, no, prima, anni 50. E allora questo degrado è tutto un po', tutta l'atmosfera di questo piece pervasa da questo stato di degrado, di questa nobiltà caduta in disgrazia. È molto interessante anche il contrasto fra le due cugine e Jacqueline, che comunque si sono cresciute insieme. Lei andava spesso al mare, Hamptons, dove c'era la casa, dove c'è ancora la casa venduta, ma c'è ancora a Long Island, un posto dei ricchi, un posto chic, un posto. Allora, a pensare che loro avevano vissuto dei anni di splendore in quel posto e trovarlo adesso tutto cadendo a pezzo, pezzi, magari come anche i loro rapporti, è anche una metafora per lo stato dei personaggi. Sì, Ecco che le altre due protagoniste sono appunto Monica le due Fagiani e Edith, perché sono tutte e due Paola Edith. Giacometti, loro sono bravissime. E tu hai un approccio, appunto, tu dicevi rimani colpita da questo modo di vivere, però hai un certo lato umano, insomma, a un certo punto, senza voler spoilerare la storia. No, no, Comunque, certo. ti sei basata o comunque ti sei attenuta al testo o hai dato un po' del tuo No. carattere a questo personaggio? Ma penso che ogni persona che fa una parte porta qualcosa di sé al personaggio, perché se no non è realistico. Allora ho portato, certo, il mio accento è quello che è, stranamente sono di Long Island io. L'idea di fare un pezzo dove tutto succede a Long Island. Ma era un personaggio che ti era simpatico, Jacqueline Kennedy, perché poi Non non tantissimo, devo dire, tanto. avendo già sempre fatto Marilyn, che mi aveva preso al cuore, lei come poteva starmi proprio simpatica, simpatica. Giustamente. Invece è una donna lodevole, una donna molto intelligente, molto colta, molto determinata, molto forte, che qui è caduta di tutto. È un personaggio molto interessante, qualsiasi personaggio che riesce a arrivare allo status di icona è
interessante studiare. Senti, e quanto conta la trasformazione fisica? Qua c'è una vera e propria trasformazione con dato di parrucca, trucco molto 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 studiato, ti aiuta a creare un personaggio, ti piace giocare? A me piace cambiarmi per un personaggio, mi piace proprio più che non sempre te stessa, più facile calarti nel personaggio. Non so se spero di riuscirci, sì. non era facilissimo. Tu hai fatto tanto teatro, soprattutto musical, sì, teatro sì. Diciamo musicale, molte. Anche esperienze nel cinema, ricordiamo sì. Anche con Abel Ferrara, che tra l'altro ricordiamo. Sì, sì, e, sì. Adesso ho appena girato I Bastardi di Pizzo Falcone. Di Pizzo Falcone, con giustamente. E... Quindi è, diciamo eclettica. Ma c'è una... ogni tanto faccio. No, fai. No. E c'è una, diciamo, una preferenza comunque tra i vari... Io amo il teatro, certo con il mio accento qua in Italia I ruoli sono pochi, di nicchia, allora io molto consapevolmente scelgo le cose che mi calzano bene, che possono essere credibili, perché sennò non sono Meryl Streep, potrebbe stare un po' vicino a una cosa che potrebbe essere credibile. Però ti piacerebbe continuare nella prosa? Come no, certo. Caspita. Ce ne stanno dei ruoli sicuramente, però ripeto, sono molto tranquilla e quando qualcuno mi propone una parte che mi incuriosisce, io lo faccio con passione, col cuore sempre. E quindi per questo ruolo hai avuto delle perplessità sul fatto dell'accento, dicevi? No, no, pensavo che essendo gay è un personaggio americano, ci allora se parlato l'italiano avrebbe... Poi è di Long Island, allora ho detto più o meno... È un accento che conosco. E la cosa nel mondo dello spettacolo che ti piacerebbe fare e che non hai ancora fatto, ricordiamo, hai ricoperto un po' tutti gli ambiti, quindi sì, c'è qualcosa che ancora... Ma magari una bella serie lunga, un personaggio continuativo in una serie mi piacerebbe fare. Sai, adesso ci sono delle cose stupende su Netflix o Sky Cinema. Quello forse sì, chi lo sa, se qualcuno scriverà una bella parte per un'americana in Italia. Potrebbe essere. Senti, tu sei molto attiva sui social, ti piace sì, spesso sì, postare sì. Foto, anche della tua famiglia, comunque vedo che... In realtà posto poco della famiglia perché la mia vita pubblica è un'altra, però li posto le foto di famiglia con I bambini di solito, giusto, o con gli sì, occhi girati, per far capire che comunque sono una mamma, come tutte le altre mamme, con tutte le problematiche che possono avere comunque I bambini che fanno attività, I bambini che studiano, io che loro sono la mia prima priorità, ma anche per quello li proteggo. E quanto è importante per te il social? È molto importante, mi sono in qualche modo rivalutata, fatto rivalutare dal pubblico con I social, sai? Con la televisione, che adesso c'è un'ampia scelta, non facendo veramente un programma ogni giorno, I social mi hanno dato l'opportunità di far vedere cosa sto facendo, come sono diventata, chi sono veramente, e che comunque tante volte magari la gente basa un'opinione sull'apparenza, che tante volte è un risultato direttamente a quello che ti hanno fatto fare o che ti danno da fare, che non è in realtà magari ti rispecchia poco di te. I social sono interessanti anche perché puoi diventare l'editrice di te stessa, postando proprio tutte le cose, dalla critica che hai ricevuto allo spettacolo di successo, alla foto da figa, alla famiglia, a momenti più I lutti o le cose che succedono a tutti. Allora ti dà un'opportunità di dire ok, non sono tutto solo questo, sono... tutta un'altra cosa. Senti, invece facendo ritorno negli States ci sarebbe qualcosa che ti piacerebbe fare? Tu hai fatto a cose anche. Sì, sicuramente. Sono andata solo a casa spesso, per lavorare negli Stati Uniti avrei bisogno di stare negli Stati Uniti perché sennò è difficile fare provini e altre cose. Io ho I bimbi piccoli qua, ma certo, non sai tanto. Tante persone a un punto pensavano che a 40 anni è finito per la donna. Io sto vivendo una nuova giovinezza, posso dire, ma chi lo sa cosa mi riserva il futuro. Io sono molto positiva e sono in un buon momento, allora sono aperta a tutte le possibilità. Ma il modo di lavorare comunque quale preferisci, l'italiano o l'americano? Ma sai, italiani hanno questo modo di lavorare disorganizzato, ma alla fine, che dice è impossibile che andrà bene, però c'è tipo questa magia alla fine che per miracolo va tutto a posto. Invece
in Germania o in Inghilterra tutto sembra molto calcolato, molto più rigido, magari c'è meno, sai, cioè, facendo le cose tutto un po' il cuore e come vengono, a volte cioè, sono più freschi in qualche modo. So, ognuno ha il suo merito, certo vivo meglio con le cose organizzate perché aspettare le persone mi rende nervosissima. Senti, io ti ringrazio, intanto voglio che tu dia l'appuntamento ai tuoi fans, non Sì. solo ai tuoi fans, a tutti, dove Fatti di crescono le guardarmi sui ortiche. social, su Instagram, Justina Elizabeth Matera. Venite a vedermi in teatro dal vivo, faccio anche i selfie con voi dietro, comunque dove crescono le ortiche, con Paola Giacometti e Monica Faggiani, con la regia di Alessandro Castellucci, scritto da Tobias Rossi. È bellissimo, venite e vi aspetto dal 14 al 19 giugno al Teatro Libero di Milano. Bye bye.